Ed eccoci qui, benvenuti in questo video dove faremo l'unboxing di Reacher S2, finalmente disponibile anche in Italia, nuova la confezione. Andiamo subito ad aprire per vedere che cosa questa volta i tecnici Amlid ci hanno riservato. Confezione dove troviamo anzitutto un modo nuovo di disporre un po' tutte le informazioni. All'interno troviamo la comodissima valigetta alla quale ci hanno già abituato, anche molto molto carina, Amlid Reacher S2 con la comoda maniglia e la scatola, possiamo spostarlo, mettiamolo, eccolo qui, così non ingombra. E vediamo, novità, sicuramente nuova la forma della valigetta. Andiamo ad aprire per vedere che cosa contiene. Sicuramente ci hanno abituato a un look minimalista i tecnici di Amlid. Ecco qui la novantena, davvero sembra molto 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 come dire, più grande dalle fotografie. Poi quando arriva la si può vedere da vicino, la si può apprezzare perché è davvero piccola dal peso contenuto. Nuovo il look, ecco qui la scritta Amlid in rilievo. È una macchina L1, L2, L5, è un ricevitore RTK GNSS. Grosse novità, oltre diciamo ai nuovi pulsanti, i nuovi LED, i nuovi indicatori, è sicuramente la possibilità di avere un microfono, un altoparlante, eccolo qui, e questo ci andrà a indicare con dei beep se siamo in float o siamo in fix. Sicuramente cambia l'adattatore, non c'è più l'adattatore, scompare perché adesso 5 ottavi posso tranquillamente agganciarmi su una palina topografica. Abbiamo lo spazio, ecco qui, abbiamo l'alloggiamento per l'antenna LoRa, la presa USB, eccola qui per la ricarica. Eccola. Manca, credo, sempre, sì, infatti c'è solo il cavetto, come potete ben vedere, ma manca l'adattatore a parete. Cambia l'antenna, andiamo a vedere anche questa. Ecco qui, questa è l'antenna che utilizzeremo per il LoRa se facciamo base rover. E abbiamo finalmente la cosa molto interessante, la possibilità di andare ad inserire quella che è la SIM. Quindi non devo più collegare a un hotspot esterno la mia antenna, ma inserisco una SIM e sarà dedicata ovviamente solo al mio ricevitore. Ecco qui la macchina, si presenta davvero in maniera molto molto interessante per quanto riguarda i materiali con i quali è costruita e molto compatta, devo dire, prima una primissima occhiata, molto compatta. E come qualità costruttiva, devo dire interessante, a breve farò dei test, faremo dei test noi di strumenti topografici per dirvi effettivamente come va. Adesso siamo perfettamente operativi e funzionanti, oltre con le reti gratuite italiane, anche con NetGeo ed Italpos per le correzioni, quindi utilizzando solo Rover e agganciandomi alle reti. A breve per test sul campo.